Murano Calabro e l'Allegra Ribalta si preparano alla rassegna teatrale che partirà il prossimo 1° dicembre nel Teatro Massimo Troisi. L'evento è stato presentato alla stampa dalla giornalista Paola Chiodi. Quest'anno ci sono tante novità che offrono alla comunità di Murano e del Pollino in generale un palinsesto degno delle grandi città metropolitane. Questo grazie alla collaborazione tra l'Allegra Ribalta, l'amministrazione comunale e Alfredo De Luca, che è poi il deus ex machina del Tirreno Festival. E quindi a Murano avremo il Pollino e Ribalta Festival, che è proprio il sunto della collaborazione che c'è tra la nostra compagnia teatrale locale, l'Allegra Ribalta, e Alfredo De Luca con il suo ambiziosissimo progetto. Quest'anno la rassegna si è gemellata con il Tirreno Festival per la direzione artistica di Alfredo De Luca. Organizzare qua una stagione teatrale di prosa del genere riempie d'orgoglio, come riempie d'orgoglio vedere dei ragazzi, delle persone che si dedicano al teatro. Quindi penso che sia questo il punto di forza di questa stagione, con nomi mai ospitati qui prima d'ora. Primo spettacolo in cartellone, L'avaro immaginario con Enzo De Caro. Questo auditorium teatro si chiama Massimo Troisi. Uno dei protagonisti è proprio Enzo De Caro. Sappiamo benissimo che lui recitò insieme a Massimo Troisi in innumerevoli film e anche lui sarà accompagnato da una grande attrice come Nunzia Schiano. Molti non lo sanno, ma è la mamma di Alessandro Siani a Benvenuti al Sud. Ben 11 gli spettacoli in cartellone che spazieranno dal teatro alla musica. In scena Giorgio Pasotti, Siria, Biagio Izzo, Paolo Caiazzo, solo per citarne alcuni. La sezione musicale, diciamo, della nostra stagione per la verità è già iniziata. Abbiamo iniziato il 1° ottobre con un'altra collaborazione importante, con il Festival Vivaldi di Cosenza. Abbiamo avuto già 3 spettacoli, faremo un concerto domenica 26 con l'Orchestra di Fiati, un concerto dedicato alle colonne sonore da film, diciamo, sia americane che italiane, per poi continuare con il consueto concerto di Natale. Tirreno e Pollino si incontreranno proprio qui. Credo che questa partnership anche di territori possa soddisfare pienamente quello che è l'obiettivo, cioè una stagione teatrale che possa richiamare tante e tante persone.